Hello everyone, buongiorno a tutti and welcome, benvenuti. I don't know if I can do all the video. Io non so se posso fare tutto quanto il video, speaking in English and in Italian, parlando in inglese e in italiano. It will be quite difficult, potrebbe essere abbastanza difficile. So I think that I will speak in Italian, then I give a little translation to you in English. Così io penso che parlerò in italiano inserendo qualche piccola traduzione per gli amici di lingua straniera che chiaramente l'italiano non lo possono capire, pur essendo la più bella lingua del mondo, completissima, musicale. It's a wonderful language, Italian. English too, okay, of course. So, today, quindi oggi, we proceed with the lottery. Continuiamo con la lotteria. E è arrivato il momento, it's time di aggiudicare, to give away questa bellissima scatola di montaggio della Wild Willy 2 della Tamiya. This you have understood. Wild Willy 2, Tamiya 2 is 2. Okay, no problem. And there are thousands of subscribers that want to participate to this. Ci sono migliaia di partecipanti a questa estrazione. Beh, il canale in Italia non è molto famoso. All'estero sì, ho 1500 iscritti, mettiamoli tutti in fila. Siete in 5 che potete partecipare perché solamente 5. You are only 5 who can participate because just I had 5 declaration I want to participate. So, despite the cold, nonostante il raffreddore, per cui scusate per la voce, I catch a cold. We have to proceed. Dobbiamo procedere con questa estrazione. Non saprei esattamente come fare. I can imagine a way to have the winner. Not electronic, not algorithm. I have no kids with their clean hands and clean mind. Not today's kids, they are more advanced. Non ho bambini, non ho strumenti elettronici per procedere a questa estrazione. Pertanto penso che mi affiderò al caso. Farò bigliettini, tickets with the name, con il nome del partecipante. I drop them on the box, li farò cadere sulla scatola. Quello che cadrà più vicino, the nearest to the center of the bullseye, il più vicino al centro, chiaramente sarà il vincitore. Devo farlo cadere da una certa altezza, sperando che qualcuno cada sulla scatola. In ogni caso, quello più vicino al centro della scatola. Understood? So, please comment, like and subscribe. Se voi siete italiani, iscrivetevi pure al mio canale perché le immagini sono internazionali. La lingua è parlata da cani, però, perché la parlo io, però, vabbè, però potrebbe essere interessante. Quindi, vediamo come fare. Let's see how to do. And for the records, I have to say that people who want to participate in this game are much more than only five. They are six, and they are this one. These are the six persons that wanted to participate at this giveaway. Queste sono le sei persone che vogliono partecipare a questa iniziativa di Natale. Massimiliano, Filippo, Gaetano, Domenico, Enrico, Platta, questo è stato l'ultimo. This is the last one. Allora, come facciamo? Semplicissimo.
noi mettiamo un numero ad ognuno, 3, 4, 5, 6. Ok, adesso abbiamo un riferimento numerico al nominativo. Non dobbiamo fare altro che fare 6 biglietti con un numero, piegarli in modo tale da non vederli e poi lanciarli sulla scatola. Now we have the 6 participants and we have the number. Each participant has a number. I will make 6 tickets and I fold them and then I drop them on the box from a certain highness. And the nearest to the bullseye will be the winner. E stavo dicendo appunto che il bigliettino che cadrà più vicino al centro della scatola sarà il vincitore. Abbiamo 3 possibilità nel caso in cui il vincitore non si facesse vivo, abbiamo un secondo e un terzo, per cui progressivamente dal centro della scatola al più lontano. Prepariamo il tutto. Say 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you are able to count in Italian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very easy. Now. Okay. And this is the last one. E adesso vediamo come volano, come cadono. Ok. Non benissimo, 2 sono rimasti appiccicati. Let's see. Good. Once again. Perfect. Perfect, perfect. They fly, they really fly. So, go on the box. Box on the floor, scatola sul terreno, sul pavimento, pardon, terreno. Fortunatamente ho un pavimento, non è terra. E facciamo l'estrazione. Pronti? Ready? 3, 2, 1, 3, 2, 1. Wow. They are all very far. This is the result. 1, 2, 3. You see? But here we have one that is very, very near to the box. And now we have to discover the number. And this is the winner! E adesso dobbiamo scoprire il numero del bigliettino che è sicuramente più vicino alla scatola. E quello sarà il vincitore. Let's open. Apriamo e vediamo che numero. Il numero estratto è... Guardate che si vince una cosa meravigliosa, eh? 4! E chi è il 4? Vediamo. Bam! Il signor Domenico Cologiuri! Fantastico! È un mio iscritto, regola fondamentale, e... sono molto contento. Quindi, caro Domenico, questa è tua. Non devi far altro che contattarmi o per email, come ho spiegato, o se no mando un altro commento al video. Io lo vedo e ti contatterò. No, è meglio che non ti contatti io perché dovresti lasciarmi la mail e allora non, no, questo non va bene. Devi andare sul mio canale nella main page e informazioni, scrolli, c'è sulla sinistra, c'è l'indirizzo email. Mi mandi una mail dicendo sono io. Come facciamo a sapere che sei tu veramente? Come si può fare a sapere che sia tu veramente?
Beh, è semplicissimo come faccio a saperlo. Mi mandi una mail, per essere certo verificherò l'indirizzo che corrisponde effettivamente a Domenico, a te Domenico, e spedisco tra Natale e Capodanno, adesso è impossibile spedire, è una roba, beh, a parte il fatto che siamo al 24, quindi spedisco. Disco, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano. So, I've taken agreements with the winner, that is Domenico, in order to elaborate a procedure to send the box. So, Domenico, you have 2 days. Domenico, hai 2 giorni. Contattami, altrimenti passerà l'estrazione a quello successivo. Ma chi sarà quello successivo? Semplicissimo, si prende l'altro biglietto che era più vicino. E l'altro biglietto che era più vicino, la scatola era qua, è questo qua. È questo qua, che è, eccolo qua, numero 1, Massimiliano Bagnato. Massimiliano, sei il secondo estratto. Augurati che Domenico non mi scriva. Cosa possiamo fare? Ma avevo detto, se nessuno dei due mi contatta, è semplicissimo, si passa al terzo. E il terzo biglietto più vicino, quelli sono proprio lontanissimi, era questo. Eccolo qua. Il terzo biglietto più vicino. Lo apriamo. Ah, il numero 5, Enrico DC, il nostro amico che vive in Inghilterra, probabilmente tornerà in Italia per le feste, ma che ha un indirizzo in Emilia-Romagna. Quindi verrà a mangiare i tortellini o i cappelletti, figata, buonissimi, buonissimi. Number 5 is the third chance to give away the car. Se nessuno si facesse vivo, if nobody want this car, I will find a way. Troverò un sistema per fare qualcosa di diverso. Perhaps charity, forse la darò a un oratorio. Ma io spero di darla a uno di voi. I hope to give it to one of you. So, thank you very much for watching. Comment, like and subscribe. I'm very, very, very proud to give away this, but remember, this is not something from me. I am very happy to do, but this is an idea from the RCF. Questa è l'idea dell'RCF, l'elfo dell'RC. Noi l'abbiamo soprannominato così. È un signore che è un finanziatore. Manda dei fondi. Pochi, ovviamente si tratta di qualche centinaio di euro, non parliamo di robe come dire. La storia dell'Europa, il Qatar, lascia perdere. Lui finanzia la luce del sole e noi lo ringraziamo. Thank you very much, RCF. This was a great thing and the winner has to thank you too. Ciao a tutti ragazzi, aspetto notizie. Bye bye, I wait for the winner. Ciao.